qui tutti in questa occasione che è il 200° anniversario della nascita di Marx. Un avvenimento, diciamo, 200 anni sembrano tanti, no? In realtà, diciamo, nella misura generale della storia sono tre vite umane, diciamo, complessivamente. Quindi non un tempo lunghissimo. E diciamo che constatiamo a distanza di questo tempo un vivo interesse, diciamo, per Marx. Questo interesse intanto per la figura di Marx rivoluzionario, no? Tanto c'è questo film, che è il primo film che stanno dando anche in questi giorni, che si può vedere, che è Il giovane Marx di Raoul Peck, è un film ben fatto, diciamo, quindi che merita di essere visto. Il cinema azzurro. Ben documentato. Ben documentato. Poi è sul giovane Marx, quindi si spinge fino al manifesto, alla vigilia dei voti rivoluzionari del 1848. Poi la crisi del capitalismo già da qualche anno ha, diciamo, ricreato un vivo interesse per il capitale, per l'analisi dell'economia capitalistica, e questo, diciamo, a livello internazionale. E poi c'è un altro aspetto dell'opera di Marx, non meno importante, che riguarda gli studi storici, cioè questo approccio innovatore che lui ha introdotto nello studio storico con il materialismo storico, cioè lo studio, diciamo, di tutti i fattori che concorrono dialetticamente allo sviluppo degli avvenimenti, quindi alla formazione della storia. Su questo ha scritto delle opere storiche che sono tuttora fondamentali, no? La lotta di classe in Francia, il 18 gennaio di Napoleone Bonaparte, la guerra civile in Francia sulla Comune di Parigi. Libri che sono anche formativi dal punto di vista della propria storia. Marx è stato il fondatore su basi scientifiche del movimento comunista mondiale e è stato anche attivo militante. È stato principalmente, che la figura sua è quella di un rivoluzionario, no? Ricordiamo il manifesto, ricordiamo l'Associazione Internazionale dei Lavoratori, l'influenza che ebbe questa associazione anche sulla Comune di Parigi, primo governo operaio, primo tentativo di governo operaio nella storia. Il movimento comunista mondiale, quando si dice il mondo, allora all'epoca di Marx si considerava l'Europa e gli Stati Uniti fondamentalmente. Oggi il mondo, diciamo, vede una ben altra vastità, vede come protagonisti praticamente sono entrati nella storia tutti i popoli del mondo. E l'interesse per Marx è anche oggi, diciamo, stimolato dal fatto che il paese più popoloso del mondo e anche la prima economia ormai, diciamo, globalmente esistente nel mondo è governato da un partito comunista, la Repubblica Popolare Cinese. E questo sicuramente fa riflettere, fa discutere anche, diciamo, gli avversari o coloro che vogliono snobbare questo movimento. Tra l'altro, comunista è una parola che hanno cercato anche di infangare, di brandirla come un'accusa. Questo veniva ai tempi di Marx, ma anche in tempi recenti, però non ci sono riusciti, perché viene rivendicato anche l'essere stati comunisti, delle persone oneste, no? Ieri ci siamo accomiatati in tanti da un compagno, una bella figura di un compagno, con una cerimonia laica, che è scomparso, un operaio del cantiere che è scomparso in questi giorni, e Luigi Cugnoli si chiamava, e che ha voluto espressamente che
manifesto funebre fosse scritto comunista, cioè per caratterizzare quella che era stata la sua figura, diciamo, il suo ideale di vita. E, diciamo, questo con orgoglio, diciamo, con passione, no? È indicativo anche poi la grande partecipazione a questi funerali, è indicativo anche del rispetto, diciamo, del nome comunista. Ora il compagno Domenico Lo Surdo non ha bisogno di presentazioni, qui è venuto anche altre volte. Io lo ringrazio particolarmente perché purtroppo c'è una malattia che non possiamo guarire, che abbiamo tutti, che sono gli anni e il tempo che passa. Tempo che passa che ci rende sempre più difficile anche operare come vorremmo, no? Però il compagno è un combattente e ha voluto essere presente comunque a questa iniziativa importante. Conosce Marx meglio, benissimo, perché lo ha studiato, diciamo, nella lingua originale tedesca, ha tradotto il manifesto insieme alla compagna Ute, che è qui, ringrazio, diciamo, della sua presenza pure, per la terza, una bella edizione del manifesto, e ha scritto anche di recente un libro sul marxismo occidentale che ha fatto molto discutere, anche, diciamo, un contributo notevole alla ripresa, almeno dal punto di vista del pensiero critico della sinistra in Italia. Il tema di questo nostro incontro, che poi dovremo approfondire anche discutendo insieme, è comunismo, marxismo e comunismo a 200 anni dalla morte di Marx. Dalla nascita, scusate. Scusate, passo la parola a Domenico, che salutiamo con un applauso. Grazie per questo invito, mi rallegro per questa iniziativa alla quale sono felice di partecipare. Hai acceso il microfono? È acceso. Non c'è dubbio che a partire da Marx la storia mondiale si è completamente trasformata e forse la trasformazione decisiva o la trasformazione più significativa è quella a cui faceva cenno Ruggero quando diceva che anche in Gramsci noi possiamo leggere questa osservazione critica, per cui si dice, cita Bergson, questo illustre filosofo francese del Novecento, e Marx dice a proposito di Bergson che per lui l'umanità significa Occidente, cioè in altre parole per tanto tempo l'Occidente non soltanto si considerava il centro del mondo ma in qualche modo tendeva ad escludere i popoli non occidentali dalla dignità umana. Oggi è chiaro che è cambiato tutto, è cambiato. Oggi è cambiato tutto, naturalmente il processo è ancora in corso e non possiamo prevedere come si svilupperà. Però una cosa è certa, che oggi parlare di storia mondiale, ignorando la storia del comunismo, è semplicemente segno di ignoranza. A partire da Marx, la storia mondiale è stata anche la storia della lotta a favore e contro il comunismo. Non a caso Marx assieme ad Engels sono stati gli autori del manifesto del Partito Comunista.
comunista, pubblicato per la prima volta nel 1800, nel 1848. Questo diverso approccio, bisogna tenere presente l'umanità nel suo complesso o soltanto l'Occidente, quasi che gli extra occidentali non avessero propriamente la dignità di uomo. È un problema che ci investe ancora oggi, naturalmente in forma nuova, ma ci investe ancora oggi. Il Novecento, che da poco si è concluso, il secolo XIX che da poco si è concluso, è il secolo che per un verso ha visto l'avvento della storia mondiale. Ci tengo a precisare questo concetto. Prima di Marx e prima del movimento comunista non esisteva storia mondiale. Sì, si parlava di storia mondiale, ma la storia mondiale veniva in ultima analisi identificata con la storia dell'Occidente. E questa prospettiva falsificava la lettura della storia. Pensate per esempio allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, 1914-1918. Perché scoppia la Prima Guerra Mondiale? E cos'è la Prima Guerra Mondiale? Dov'è che si verifica la Prima Guerra Mondiale? La Prima Guerra Mondiale naturalmente è scoppiata in Europa, ha però investito il mondo intero. Ha investito il mondo intero perché ha investito anche il mondo coloniale. Può essere interessante rileggere la caratterizzazione che Lenin fa della Prima Guerra Mondiale. Quando scoppia questa Prima Guerra Mondiale, siamo nel 1914, sono tutti un po' stupiti di questo sconvolgimento. Per tanto tempo l'ideologia dominante, l'ideologia ufficiale, aveva detto che l'epoca degli sconvolgimenti era terminata. E come mai allora scoppia la Prima Guerra Mondiale? E Lenin dà una definizione sulla quale vale tuttora la pena di riflettere. La Prima Guerra Mondiale, dice Lenin, è da un lato la lotta tra i grandi proprietari di schiavi per l'ampliamento o la difesa del loro impero coloniale e schiavistico. Dall'altra parte è la lotta tra questi proprietari di schiavi per rafforzare il loro dominio sugli schiavi coloniali. Cioè Lenin è l'unico che nell'analizzare la Prima Guerra Mondiale mette l'accento sulla schiavitù coloniale. La Prima Guerra Mondiale non è soltanto una vicenda europea o occidentale. No, non si può capire la Prima Guerra Mondiale senza tenere presente il ruolo della schiavitù coloniale. È un'esagerazione polemica di Lenin? A prima vista sembrerebbe di sì, certamente. Definire come impero coloniale schiavistico la Gran Bretagna che si vantava di essere l'incarnazione della libertà,
certamente sembra una forzatura, ma in realtà non è una forzatura. Pensate a quello che avviene nelle colonie subito dopo lo scoppio della prima guerra mondiale. Basta leggere anche storici borghesi. Tutti i grandi protagonisti di questa guerra hanno bisogno di soldati, hanno bisogno di carne da cannone. E come viene procurata questa carne da cannone? Viene procurata con le razzie messe in atto nelle colonie per accaparrarsi, per l'appunto, soldati, carne di cannone, milioni e milioni di persone che vengono inviate a uccidere, a morire a migliaia di chilometri di distanza per una guerra della quale ignorano praticamente tutto o quasi tutto. Non è che popoli coloniali sono felici di essere utilizzati e sfruttati come carne da cannone. Per esempio, nel 1916 c'è la rivoluzione in Irlanda. L'Irlanda, che faceva parte dell'impero britannico, e l'impero britannico che avrebbe dovuto essere l'incarnazione della libertà, l'impero britannico è in realtà lo Stato che vede la prima rivolta, prima della rivoluzione d'ottobre, che vede la prima rivolta contro la guerra. Poi ce ne sono altre, naturalmente, tra queste un ruolo decisivo svolge la rivoluzione d'ottobre. Anche in Italia si è giunti alle soglie della rivolta, della rivoluzione armata contro la guerra imperialista, contro la guerra colonialista. Si giunge alle soglie di questa rivolta, non c'è una vera e propria rivoluzione, però si giunge alle soglie di questa rivoluzione. Vedete l'originalità dell'approccio di Lenin. Quando scoppia la prima guerra mondiale, lui dice che in realtà noi siamo in presenza non di uno, ma di due giganteschi conflitti che, almeno per qualche tempo, si fondono in un unico conflitto. Quali sono i due giganteschi conflitti? Uno, ripeto, la concorrenza, la lotta all'ultimo sangue tra le grandi potenze colonialiste e imperialiste, colonialiste e schiaviste, perché queste potenze sono non solo colonialiste ma anche schiaviste. Questo è il primo gigantesco conflitto. L'altro grande conflitto che esplode nel 1914 è la lotta delle colonie, degli schiavi coloniali, per spezzare le catene della schiavitù. Ecco, viene a dire ancora qualche parola sulla originalità dell'approccio leninista. Perché? Perché la lettura che veniva fatta nel 1914 e che tuttora è consegnata nei manuali di storia è una lettura che cerca di occultare la tragedia delle colonie. Sembrerebbe che a soffrire, che a morire, che a essere costretti ad uccidere e ad essere uccisi siano soltanto le grandi potenze colonialiste e imperialiste.
mentre invece è chiaro, a partire dal 1914 inizia anche l'epoca delle grandi rivoluzioni anticoloniali. E la prima grande rivoluzione anticoloniale è per l'appunto la rivoluzione d'ottobre. La rivoluzione d'ottobre naturalmente ha un significato molto più ampio, non riguarda soltanto le colonie. La rivoluzione d'ottobre vuole mettere fine ad un sistema, il sistema capitalistico, che assieme allo sfruttamento comporta anche la guerra. Però fino a quel momento nessuno aveva messo in ruolo, aveva messo in evidenza la questione coloniale. È Lenin il primo. E quindi dal punto di vista di Lenin non si può fondare una pace stabile senza mettere in discussione questi due grandi conflitti che si fondano assieme nella tragedia che si consuma tra il 1914 e il 1918. La gara tra le grandi potenze capitalistiche e imperialistiche per accaparrarsi l'impero coloniale più ampio possibile, per accaparrarsi il maggior numero possibile di schiavi coloniali, è il linguaggio di Lenin. Da un lato la gara interimperialistica e intercapitalistica, e dall'altra parte la rivolta dei popoli coloniali che ormai, già prima del 1917, comincia a diventare una caratteristica della storia. Quanto riguarda l'Italia, prima della Prima Guerra Mondiale c'è la guerra dell'Italia liberale, cosiddetta liberale, di Giolitti contro la Turchia per assoggettare la Libia, per estendere il dominio coloniale schiavistico dell'Italia anche sulla Libia. Quindi la definizione che da Lenin, la Prima Guerra Mondiale come anche guerra schiavistica e come rivolta degli schiavi delle colonie contro il dominio colonialista, imperialista e schiavista esercitato dall'Occidente, questa definizione è perfettamente giusta ed è perfettamente scientifica. Se la schiavitù è il potere di vita e di morte che il padrone pretende di esercitare sui suoi schiavi, non c'è dubbio che la Prima Guerra Mondiale è stata anche una guerra schiavistica. Noi abbiamo le descrizioni da fonte insospettabile, non da fonte comunista, abbiamo le descrizioni, ecco, che le grandi potenze scatenano la caccia all'uomo nelle colonie per procurarsi il maggior numero possibile di soldati, per procurarsi il maggior numero possibile di schiavi coloniali che vengono obbligati ad uccidere e ad essere uccisi. E quindi non c'è dubbio che l'Occidente liberale, il cosiddetto Occidente liberale, sulle sue colonie e sui suoi popoli coloniali esercita un potere assoluto di vita e di morte, anche quando l'Occidente si dà forme liberali, come si dà forma liberale per esempio in Gran Bretagna, in Italia, negli Stati Uniti. Ma in realtà, ripeto, i soldati vengono costretti ad uccidere e a morire
mediante cacce all'uomo che non lasciano nessuno spazio alla volontà dei popoli. Il Novecento, il secolo che propriamente inizia con la rivoluzione d'ottobre, è il secolo, per un verso, una gigantesca lotta planetaria contro la guerra e contro il sistema politico-sociale che provoca la guerra, il capitalismo, il colonialismo, l'imperialismo. Per un altro verso, il Novecento è anche l'epoca delle rivoluzioni anticoloniali. Questo fenomeno che fino a quel momento non si era verificato, solo di rado, solo eccezionalmente, diventa la regola. Le rivoluzioni anticoloniali caratterizzano tutta la storia del Novecento. E oggi questo capitolo di storia non si è per niente concluso, perché pensiamo alle guerre che tuttora insanguinano, distruggono paesi come la Libia, l'Iraq, che minacciano l'Iran, guerre che hanno distrutto la Jugoslavia. È chiaro che sono guerre neocoloniali, non c'è ombra di dubbio. Sono guerre coloniali, neocoloniali, anche perché si manifestano con tutta la brutalità barbarica che è propria delle guerre coloniali. Agli schiavi della colonia viene negata in modo esplicito la dignità umana. E così possiamo capire la continuità tra capitalismo da un lato e fascismo e nazismo dall'altro. Il fascismo e il nazismo si affermano negando per l'appunto la dignità umana ai popoli. I popoli coloniali sono Untermenschen, cioè sottouomini, cioè sarebbero gli esseri sì che hanno la partenza umana, ma che in realtà non sono propriamente umani, non sono propriamente in grado di intendere di volere come gli uomini. Untermenschen. E pensate che Untermenschen singolare, Untermenschen è plurale, diventa poi la categoria chiave del nazismo. Su questo dobbiamo riflettere, diventa la categoria chiave del nazismo. Ma il nazismo, certo, usa questa categoria, ma non è che questa categoria sia stata utilizzata per la prima volta dal nazismo. Questa categoria attraversa l'intera tradizione coloniale. E poi questa categoria svolge un ruolo centrale e infame nel fascismo e nel nazismo. Se noi ci chiediamo qual è la categoria principale del discorso nazista, è la categoria di Untermenschen. Così possiamo capire che il nazismo e il fascismo
si collegano a un gigantesco processo di deumanizzazione. Popoli anche numerosi, di decine, centinaia di milioni di uomini, si vedono improvvisamente negata la dignità umana. Non sono uomini, sono Untermenschen, cioè esseri che sì, che dell'umanità hanno la parvenza, ma solo la parvenza. Ma per il resto appartengono più al mondo animale che al mondo umano, propriamente, propriamente detto. E conviene riflettere un po' su questa storia della categoria di Untermenschen. Alla fine dell'Ottocento, alla fine del 1800, nelle concessioni occidentali in Cina, cioè le concessioni occidentali erano queste enclave che gli occidentali si erano ritagliati in Cina, per esempio i francesi si erano ritagliati in Cina, e a Shanghai, all'ingresso di una concessione francese, c'è la scritta grossa, vistosa, che a nessuno poi deve sfuggire: vietato l'ingresso ai cani e ai cinesi. Così è scritto, vietato l'ingresso ai cani. I cinesi sono sussurri sotto la categoria di cani più che sotto la categoria di uomo. E se noi prendiamo sempre in questo periodo, cioè alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, i parchi pubblici nel sud degli USA, all'ingresso di questi parchi pubblici è scritto: vietato l'ingresso ai negri e ai cani. Anche i negri, i niggers, come dicevano, negracci, vengono esclusi dalla dignità di uomo. E non si tratta soltanto di teoria, prima ancora che il nazismo proceda con la sua spaventosa barbarie, noi vediamo tentativi di mettere in atto questa teoria. Forse su una vicenda posso fare un breve cenno. La vicenda è questa. Alla prima guerra mondiale aveva partecipato attivamente anche il popolo indiano, sì, c'era Gandhi che diceva di essere non violento, ma in realtà Gandhi partecipò attivamente alla prima guerra mondiale, combattendo a favore dell'Inghilterra. L'Inghilterra, grande potenza coloniale e imperiale, si vendica di questo che considera un affronto. E subito dopo la prima guerra mondiale procede a questa vendetta raffinata o forse barbarica. Nelle città dove c'era stata una ribellione contro il dominio coloniale, nelle città indiane dove c'era stata una ribellione contro il dominio coloniale inglese, ecco che viene inventata una forma di polizia che viene subito messa in atto. Gli abitanti di quelle città che si erano dimostrate insofferenti del dominio inglese, del dominio britannico, del dominio occidentale, quelle città vengono sottoposte a questa punizione. I loro abitanti, quando escono di casa, possono uscire di casa soltanto muovendosi a quattro zampe, come cani. E possono ritornare a casa
sempre, sempre allo stesso, sempre e solo allo stesso modo. Cioè è una gigantesca umiliazione nazionale e razziale che colpisce in quel momento subito dopo la prima guerra mondiale un paese come l'India, un paese, il secondo paese più popoloso del mondo subito dopo la Cina, un paese che come la Cina aveva alle spalle una grande, grandissima tradizione culturale. Vedete appunto che il colonialismo e poi il fascismo e il nazismo procedono alla deumanizzazione. Interi popoli vengono esclusi dalla comunità umana, vengono considerati indegni di partecipare alla comunità umana. E qui possiamo capire il nazismo. Se noi leggiamo Hitler, noi vediamo che per l'appunto i russi, i sovietici, vengono considerati Untermenschen, cioè sottouomini, hanno la parvenza di uomo, ma sono sottouomini. E per capire la carica razzista feroce che caratterizza la cultura borghese di quegli anni, compresa la cultura liberale, voglio citare un autore che forse a voi è abbastanza noto, ma naturalmente qualcosa di facendo riferimento a Oswald Spengler, autore tedesco, che pubblica Il tramonto dell'Occidente. E lì la tesi centrale in questo libro è questa. La Cina, partecipando alle rivoluzioni anticoloniali, anzi promuovendo queste rivoluzioni anticoloniali, ormai non fa più parte del popolo bianco, è così che parla Spengler, ma in realtà fa parte dei niggers, dei negri, dei negracci, delle popolazioni di colore. Vedete, tutto questo dibattito sul concetto di uomo è al centro di tutta la storia del Novecento. E così possiamo capire meglio anche la storia del comunismo. Che il comunismo abbia significato grandi movimenti di emancipazione, non credo che sia necessario spiegarlo a voi. Ma forse una cosa è conveniente la pena di specificare. Quanti libri sono stati scritti per dimostrare che sì, il comunismo avrà significato anche un grande progresso, però ha calpestato la morale, ha calpestato le regole della morale. È una cosa, una sciocchezza, la verità è esattamente il contrario. La morale, spiegano grandi filosofi come Kant, come Hegel, grandi filosofi borghesi, la morale è la costruzione di un concetto universale di uomo. E questo concetto universale di uomo si è affermato nel Novecento grazie anche alle lotte dei comunisti. Su questo si potrebbe fare un lungo discorso e qualche altra piccola cosa la voglio dire. Cerchiamo di capire meglio l'ideologia del Terzo Reich, l'ideologia nazista. Uno dei gerarchi più famosi e più famigerati del nazismo tedesco è Himmler. Anche lui è convinto del carattere sostanzialmente non umano dei popoli coloniali. E Himmler scrive,
vedo negli anni con Hitler, Repubblica, Mein Kampf. Himmler scrive: noi abbiamo assolutamente bisogno di scambi, soltanto con una forte presenza di popolazione ridotta in condizioni di schiavitù noi possiamo costruire questo impero coloniale, questo terzo Reich di cui c'è assolutamente bisogno e che la Germania di Hitler ha già cominciato a edificare. Abbiamo assolutamente bisogno di scambi. E quali sono i nostri scambi? Himmler lo dice con chiarezza, anzi dice così: in questo momento che siamo tra di noi, cioè erano più o meno nazisti quelli che ascoltavano, in questo momento io posso parlare con franchezza, senza ricorrere ad espressioni, diciamo, ambigue. Noi abbiamo assolutamente bisogno di scambi. Quali sono questi scambi? Sono gli slavi. Devono essere schiavizzati i popoli dell'Europa orientale e in primo luogo dell'Unione Sovietica. E c'è un tentativo su larga scala di introdurre veramente la schiavitù. La schiavitù nel senso classico, nel senso classico del termine. Ma questo tentativo fallisce soltanto per la rivolta dei popoli coreani, ma naturalmente anche per la resistenza epica dell'Unione Sovietica e dei popoli dell'Unione Sovietica che fanno fallire questo tentativo hitleriano nazista di rischiavizzazione dei popoli coloniali. Dal punto di vista di Hitler, la schiavitù è parte integrante della storia. Popoli di grandissima civiltà come i greci e i romani erano pieni di schiavi, perché non dovevano farlo anche i tedeschi e i nazisti, esercitando ovviamente il punto di vista, di Hitler e dei gerarchi del Terzo Reich. Il processo di Norimberga, che condanna a morte un certo numero di capolioni nazisti, a questi capolioni nazisti imputa fra l'altro la volontà e la responsabilità di voler reintrodurre l'istituto della schiavitù. E avevano ragione i giudici ad accusare Hitler e i gerarchi del Terzo Reich di questo crimine di cui vi ho parlato, al quale ho fatto riferimento. Quindi la tesi diffusa nell'ideologia borghese non solo va respinta, ma va persino rovesciata. Il comunismo è stato un gigantesco capitolo anche di storia della morale, di storia dell'affermazione di una morale universale. Questa volta naturalmente non è finita, sapete che anche in Europa movimenti neofascisti e neonazisti stanno cercando di rialzare la testa, È difficile che ce la facciano, ma noi dobbiamo stare molto attenti, Il ritorno di teorie francamente razziste che dividono l'umanità. Da una parte ci sono gli uomini o i superuomini, dall'altra parte ci sono gli Untermenschen, i sottouomini. Questa riapparizione di teorie francamente razziste è un fatto preoccupante. Cioè la reazione si manifesta nelle sue forme più barbariche, così barbariche, che negano il concetto di morale perché negano il concetto di umanità, a partire perlomeno da Kant,
per noi morale è ciò che è valido universalmente per tutti gli uomini. Ma se si comincia a spezzare l'umanità distinguendo gli Untermenschen dagli Übermenschen, gli uomini dai sottouomini, è chiaro che viene distrutta anche la morale. Su questo punto noi dovremmo insistere in modo particolare. D'altro canto anche gli autori cattolici più sensibili del Novecento hanno messo in luce questa caratteristica profondamente umanistica del marxismo e del comunismo. All'insegna di teorie colonialiste e razziste, o neocolonialiste e neorazziste, sono stati compiuti i crimini peggiori di tutta la storia mondiale. Tutti i crimini del razzismo non possono essere compresi se non si tiene presente che questi crimini sono stati preceduti da una teoria che lacerava irrevocabilmente l'umanità. C'erano gli uomini, ma c'erano anche gli Untermenschen, i sottouomini di cui ho parlato. Che c'è una grave debolezza della cultura di sinistra dei giorni nostri, anche della cultura marxista, comunista. E perché? Perché è chiaro, è scarsamente diffusa la consapevolezza del carattere neocoloniale delle guerre che, per esempio, hanno distrutto il Medio Oriente, hanno distrutto la Birmania e sono pronte a distruggere anche paesi come la Cina o altri paesi ancora. La consapevolezza del carattere neocolonialista di questa guerra è scarsamente diffusa. Noi dovremmo impegnarci a chiarire. Che spesso si sviluppa su queste guerre. Naturalmente l'ideologia dominante dice che sono guerre umanitarie, sono guerre promosse dall'Occidente per evitare grandi massacri. In realtà queste guerre producono proprio i massacri che dicono di voler evitare. Un importante filosofo occidentale, certamente un comunista, sinceramente anticomunista, ma per un altro verso un filosofo degno di stima e di rispetto, Todorov si chiama. A proposito della guerra contro la Libia, ha scritto: la guerra contro la Libia, quella scoppiata nel 1922, la guerra contro la Libia, scatenata con il pretesto di salvare 300 libici che, secondo l'accusa dell'Occidente, stavano per essere assassinati da Gheddafi, questa guerra in realtà ha provocato 70.000 morti. Sto citando questo articolo, l'articolo è stato pubblicato a suo tempo anche su YouTube.
ad approfondirla, a diffonderla, ad approfondire, cioè bisognerebbe mettere al centro dell'attenzione colonialismo e neocolonialismo ai giorni nostri. Ma secondo me il colonialismo e il neocolonialismo ai giorni nostri non si presentano in forma aperta, questo dimostra che hanno subito una sconfitta. Quando non si presentano in forma aperta queste ideologie che valgono il colonialismo, l'imperialismo e il razzismo, queste ideologie sono funeste, preparano tragedie su scala più larga. Ecco perché bisogna fare non solo conferenze ma anche manifestazioni pubbliche in cui si lotta contro il colonialismo, contro l'imperialismo, contro il neocolonialismo, contro il razzismo, contro il neorazzismo. E bisogna dire con chiarezza che fin quando l'Italia continuerà a far parte della NATO, l'Italia potrà sempre essere utilizzata per guerre coloniali e neocoloniali. La lotta contro la NATO deve essere parte integrante della nostra lotta anticolonialista e antiimperialista. Ripeto, saluto con calore di avere con voi per questa iniziativa che avete preso. Non dimentichiamo il mostro. Tenete presente che per tanto tempo il termine razzismo non aveva alcuna connotazione negativa, anzi, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento ci si vantava di essere razzisti, e non parlo dei nazisti. Parlo anche di altri ambienti culturali e politici. Il marxismo veniva deriso e veniva sbeffeggiato proprio perché parlava di umanità. Ma l'umanità non esiste, dicevano questi ideologi, perché ci sono razze diverse. Che sono ad un grado di sviluppo completamente diverso dell'umanità. E stiamo attenti che questa barbarie, a cui ho fatto cenno, non riprenda a manifestarsi ancora. Ecco perché si tratta di fare una campagna sistematica che chiarisca la barbarie di ogni ideologia razzista e chiarisca anche il legame che c'è fra queste ideologie razziste da un lato e il capitalismo, il colonialismo e l'imperialismo dall'altro lato. Tenete presente che i campi di concentramento, anche in Italia, anche in un paese col momento di tradizione liberale come l'Italia, i campi di concentramento si sono affermati a partire per l'appunto dalla ripresa del colonialismo e del neocolonialismo. Come
giustificare il fatto che alcuni popoli devono essere condannati alla schiavitù. Non è facile. Ma se si dice che questi popoli in realtà non sono popoli, ma sono cani, sono più o meno bestie, sono un termine, allora è chiaro, giustificare la schiavizzazione o la sostanziale schiavizzazione di questi popoli diventa abbastanza agevole. E così si è svolta, si è svolta, si è svolta la storia. Credo che noi dovremmo dispiegare una lotta, e una lotta non di breve durata, una lotta in cui si spieghi, si dimostri il carattere barbarico di ogni teorizzazione razziale e razzistica. Dovremmo anche formulare dei programmi in cui si esiga che la condanna del razzismo venga inserita in modo ufficiale e solenne nei testi scolastici italiani. La storia del movimento comunista è stata al tempo stesso un grande capitolo di storia per abolire la schiavitù, per abolire la schiavitù coloniale, per condannare la schiavitù coloniale in ogni sua forma, ed è stato anche un grande capitolo di storia per l'affermazione di un'autentica morale capace di rispettare ogni donna e ogni uomo. Credo che su questo punto noi dovremmo impegnarci, dovremmo riprendere la lotta, conducendola anche sul piano teorico. Agli inizi del Novecento c'era in Germania un autore super reazionario che poi diventa un autore di riferimento del nazismo, Chamberlain, nome inglese, quindi un autore anglo-tedesco, che si faceva beffe del movimento marxista e comunista dicendo: a credere ancora all'umanità, all'unità del genere umano, sono rimasti soltanto i marxisti, e qui esprimeva tutto il suo discorso. Lui non sapeva che parlando in questo modo tracciava il più grande elogio del movimento che da Marx ha preso le mosse. Possiamo non guardare con rispetto e con ammirazione a un autore come Marx, che ha intrapreso la lotta contro le ideologie razziste in un momento in cui sembrava che il razzismo fosse l'unica dottrina scientifica. Marx non ha avuto paura di intraprendere questa
che senza l'insegnamento dell'opera di Marx e della prima internazionale operaia che da Marx è stata fondata, noi non potremmo capire gli avvenimenti del Novecento, non potremmo capire la crisi del colonialismo, non potremmo capire la lotta anticapitalista e anche anticolonialista e anti-imperialista che ha caratterizzato. Se fosse possibile, noi dovremmo costringere le autorità scolastiche e non solo scolastiche a ricordare l'insegnamento di Marx, cioè a far capire che l'insegnamento di Marx è parte integrante dell'educazione civica. Non ci può essere educazione civica se non si denuncia sino in fondo il colonialismo, il razzismo, il neocolonialismo e il neorazzismo. E per questo noi dovremmo essere in grado di sviluppare iniziative su larghissima base, cercando un colloquio anche con i cattolici, ovviamente. E spiegando la teoria di Marx ed Engels come una teoria che è profondamente umanista, come una teoria che respinge lo sfruttamento, ma anche l'umiliazione e la denigrazione della donna e dell'uomo in ogni sua forma. Possiamo anche guardare con ammirazione alla trasformazione del mondo che si è verificata a partire da Marx e Engels, poi da Lenin, Gramsci. È chiaro? Una trasformazione che ha anche un grande significato morale, non soltanto politico, che ha un grande significato morale, non solo politico. Si è affermato il concetto di unità del genere umano. Io credo che possiamo arricchire la discussione con interventi e domande vostre. Mi pare che Domenico ha messo ben in chiaro in luce il concetto che gli premeva sostenere, no? Cioè l'importanza dal punto di vista morale del marxismo e come in questi 200 anni si sia fatta un grande progresso su questo terreno, affermando l'unità del genere umano rispetto a una situazione che c'era ai tempi di Marx e poi si era aggravata nel Novecento col fascismo e il nazismo,
della divisione dell'umanità tra uomini e sottouomini, no? Popoli coloniali, gli slavi, eccetera. Questa è una grande importanza. Questo evidentemente è il concetto che premeva fortemente. Altrimenti credo che si possa accogliere anche con le indicazioni di lavoro. Effettivamente, diciamo, nei libri di testo di scuola, tutta questa parte della, diciamo, che riguarda la storia coloniale è spunta, si ignora.